Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vedremo come riparare una lampada insetticida a neon ultravioletti. Queste lampade permettono di attirare gli insetti con la luce ultravioletta dei suoi neon e di fulminarli con la griglia ad alta tensione posta nella parte frontale dell'apparecchio. La mia lampada in particolare ha deciso di smettere di funzionare. Se colleghiamo la spina, vedete che i due neon stentano ad accendersi e questo potrebbe essere un difetto delle lampadine stesse, cioè degli stessi tubi, oppure dello starter, che serve per farli accendere. Vediamo insieme come testare e eventualmente riparare questa lampada insetticida ultravioletti. Innanzitutto occorre dire che io ho fatto una modifica a questa lampada inserendo nella parte posteriore due ventole da computer da 12 volt per attirare ulteriormente gli insetti, i quali una volta che si avvicinano alla lampada verranno attirati, risucchiati dalle due ventole e verranno ovviamente fulminati dalla rete ad alta tensione. Procediamo allo smontaggio di questa lampada guasta, cominciando col togliere le viti laterali che ci consentono di rimuovere il contenitore in plastica laterale e quindi accedere alla canaletta in alluminio posta nella parte superiore che ci permette di accedere ai vari circuiti. In particolare abbiamo il ballast, ovvero un'induttanza per ridurre lo spunto iniziale di corrente, i due starter per le due lampade al neon e il circuito generatore di alta tensione per la griglia per la folgorazione degli insetti. Vediamo attraverso lo schema elettrico il funzionamento di una lampada al neon. La 220 volt entra attraverso il ballast sul primo filamento della lampada, lo accende. Lo starter si pone in conduzione e farà accendere anche il secondo filamento dalla parte opposta. Una volta riscaldato, lo starter si interrompe e la corrente sarà costretta a passare attraverso il gas presente nel tubo, accendendo così il nostro tubo al neon. Questo ciclo si verifica all'atto dell'accensione della lampada ogni volta e entro i primi 2 secondi dall'accensione, se tutto funziona correttamente. Oltre ai circuiti della lampada, abbiamo anche il circuito elevatore di tensione per la griglia che serve per fulminare gli insetti, composto da questi grandi condensatori al poliestere che servono per innalzare la tensione di 220 volt. Un esempio di uno schema elettrico di un moltiplicatore di tensione lo vediamo qui in cascata. Ognuno di questi stadi, composto da due condensatori al poliestere, duplica la tensione di 220 volt fino a raggiungere una tensione di migliaia di volt, che applicata alla griglia farà prendere la scossa ai nostri malcapitati insetti una volta che questi si cortocircuiteranno con la massa. Da ultimo possiamo vedere l'alimentatore switching collegato alla 220 tramite due morsetti rubacorrente che serve per generare i 12 volt necessari alle ventole aspiranti. Andiamo a vedere come è possibile testare questi componenti per vedere qual è quello guasto, cominciando proprio dai due starter. Smontiamo il supporto della lamiera e giriamo ed estraiamo gli starter dai loro contatti interni. Una volta tirati fuori entrambi gli starter, vediamo come possiamo testare la funzionalità di questi due starter. Verifichiamo le caratteristiche di wattaggio e procuriamoci una lampadina di incandescenza dello stesso wattaggio e un cavo per effettuare il collegamento alla 220 volt. In questa operazione dovete stare molto attenti e magari indossare dei guanti al nitrile per evitare di prendere la scossa. Se non siete pratici con la corrente alternata, non fatelo, mi raccomando. A questo punto andiamo ad inserire la spina del cavo con i due morsetti della 220 e facciamo un collegamento tra la lampadina e la 220 passando dallo starter. Se la lampadina lampeggia ad una frequenza di 2 Hz, ciò vuol dire che lo starter è ancora efficiente. A questo punto andiamo a testare direttamente i tubi al neon. Per fare questo, smontiamo la parte anteriore dove ho posizionato le ventole aspiranti per rimuovere i due tubi al neon che probabilmente quasi sicuramente saranno difettosi. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento giusto per mettere like.
Per estrarre i tubi al neon, girateli sul proprio asse e tirateli fuori dallo zoccolo laterale. Andiamo a vedere com'è possibile testare anche questi due tubi al neon. Tutto quello che ci occorre per testare questi tubi è una vecchia lampada compatta fluorescente al neon anch'essa, che all'interno ha un circuito elettronico che serve proprio per pilotare i tubi al neon. Collegando infatti i capi dei nostri due neon difettosi a questi quattro pin di questo circuito, possiamo verificare se i nostri tubi difettosi funzionano oppure no. Prima di effettuare questi lavori, indossate sempre un paio di occhiali di protezione. E con un fono ad aria calda andiamo a scaldare la plastica, l'involucro della lampada, per effettuare la sua apertura ed accedere al circuito elettronico. Una volta che l'involucro è stato ben scaldato, con un punteruolo, con un cacciavite, senza farci male ovviamente, andiamo ad aprire sulla giunzione questo contenitore in plastica per estrarre il relativo circuito stampato di alimentazione della lampada al neon. Tagliamo i due cavi della 220 e ricaviamo questo circuito separandolo dai tubi al neon, sfilando i quattro fili che fanno capo al tubo al neon. Una volta liberato il circuito stampato dal resto della lampadina, andiamo ad effettuare il test del nostro neon difettoso con questo circuito prelevato. Andiamo a procurarci quattro fili con i relativi morsetti a coccodrillo da collegare alle uscite di questo circuito driver di neon compatto fluorescente. Facciamo i collegamenti come vedete in figura, cioè i due laterali destro e sinistro rispettivamente ai due connettori destro e sinistro del nostro neon fluorescente. A questo punto non mi rimane che collegare un cavo spina e due morsetti alla 220 al mio circuito ed effettuare il test. Anche qui, se non siete pratici di corrente alternata, non provate a fare queste cose da soli perché correte il rischio di folgorazione. Non giocate con la corrente alternata se non siete pratici. Indossate un paio d'occhiali per la vostra incolumità e a questo punto, se diamo corrente al circuito, una parte laterale del tubo che rimane spento, indice di una cattiva conduzione da parte di quel filamento. Quindi il nostro neon è difettoso e va sostituito. La stessa prova possiamo fare per il secondo neon e verificare che anche questo secondo neon è difettoso e quindi deve essere anche lui sostituito con uno nuovo. Grazie a questo circuito di test possiamo effettuare questa verifica. Se vi piacciono i miei video, non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Giunti a questo punto andiamo a rimuovere la griglia e andare a sostituire con dei nuovi tubi al neon, anche questi acquistati su Amazon, di cui poi vi metterò il link in descrizione. Sono tubi ultravioletti ovviamente, che vanno reinseriti nel loro zoccolo e una volta inseriti vanno girati per far effettuare un collegamento solido. Fatta questa operazione andiamo a riavvitare i starter funzionanti nelle loro sedi, nei loro zoccoli, e a rimontare il supporto sulla lamiera. Reinserisco la griglia di aspirazione posteriore, diciamo così, dove sono collocate le mie due ventole di aspirazione, che vado a bloccare con le apposite due viti di fissaggio alla struttura della lampada. Una volta bloccata la griglia posteriore, vado a effettuare il collegamento 12 volte per le ventole di aspirazione all'alimentatore switching da me inserito, rispettando ovviamente la polarità più e meno, e procedo al rimontaggio in ordine inverso, reinserendo la canaletta superiore che copre tutti quanti i circuiti e fissando anche il supporto laterale in plastica che blocca il tutto assieme. Riavvitiamo tutte le viti ed ecco qua, una volta effettuato il montaggio completo, non rimane che inserire il vassoio porta cadaveri nella parte sottostante e accendere la mia lampada killer, e senza trucco e senza inganno vedremo i due tubi al neon nuovi accendersi
E quindi anche questa riparazione è avvenuta con successo. Le due ventole posteriori svolgono la loro funzione di aspirazione. A questo punto non ci rimane che aspettare l'insetto o la zanzara malcapitata di turno per testare questa fantastica lampada insetticida. Bene amici, a me non rimane che ringraziarvi per la visione e ovviamente se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e inserire commenti nella parte sottostante. Cercherò di rispondervi prima possibile. E anche per oggi dal mio laboratorio è tutto, ci vediamo alla prossima volta.